Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Pectirex Pharmaceutica Aber SRL, ultimo aggiornamento, 19 ottobre 2022. Cos'è Pectirex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Pectirex durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Pectirex? Pectirex è un farmaco a base del principio attivo lansoprazolo, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda farmaceutica Aber SRL. Pectirex può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Pectirex 15 mg 28 capsule rigide, Pectirex 30 mg 28 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare, IBM Savio SRL, concessionario, farmaceutica Aber SRL, ricetta, RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe, a principio attivo, lansoprazolo, gruppo terapeutico, antiulcera, forma farmaceutica. Capsula, indicazioni, trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica, trattamento dell'esofagite da reflusso, profilassi dell'esofagite da reflusso, eradicazione dell'Helicobacter pylori, H. pylori, somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori, trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS, profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua, vedere paragrafo 4, 2, malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica, sindrome di Zollinger, posologia. Per un effetto ottimale, Pectirex deve essere assunto una volta al giorno la mattina, eccetto quando viene utilizzato per l'eradicazione dell'H. pylori, quando il trattamento deve essere somministrato due volte al giorno, una volta la mattina e una volta la sera. Pectirex deve essere assunto almeno 30 minuti prima del cibo, vedere paragrafo 5, 2. Le capsule devono essere ingerite intere con del liquido. Per i pazienti con difficoltà di deglutizione, gli studi e la pratica clinica suggeriscono che le capsule possano essere aperte e i granuli mescolati in una piccola quantità di acqua, succo di mela barra pomodoro o dispersi in una piccola quantità di cibo morbido, esempio yogurt, purea di mele, per una somministrazione facilitata. Le capsule possono anche essere aperte e i granuli mescolati con 40 ml di succo di mela per essere somministrati attraverso un sondino nasogastrico, vedere paragrafo 5, 2. Dopo aver preparato la sospensione o la mistura, il farmaco deve essere somministrato immediatamente. Trattamento dell'ulcera duodenale. La dose raccomandata è 30 mg una volta al giorno per 2 settimane. In pazienti non completamente cicatrizzati entro questo periodo, il trattamento viene continuato alla stessa dose per altre 2 settimane. Trattamento dell'ulcera gastrica. La dose raccomandata è 30 mg una volta al giorno per 4 settimane. L'ulcera di solito cicatrizza entro 4 settimane, ma in pazienti non completamente cicatrizzati entro questo periodo, il trattamento può essere continuato alla stessa dose per altre 4 settimane. Esofagite da reflusso. La dose raccomandata è 30 mg una volta al giorno per 4 settimane. In pazienti non completamente cicatrizzati entro questo periodo, il trattamento può essere continuato alla stessa dose per altre 4 settimane. Profilassi dell'esofagite da reflusso. 15 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata fino a 30 mg al giorno, quando necessario. Eradicazione dell'Helicobacter pylori. Quando si seleziona l'appropriata terapia di combinazione, si devono considerare le linee guida ufficiali locali relative alla resistenza batterica, durata del trattamento, più comunemente 7 giorni, ma talvolta fino a 14 giorni, e l'uso appropriato di agenti antibatterici. La dose raccomandata è 30 mg di Pectirex due volte al giorno per 7 giorni in combinazione con uno dei seguenti farmaci. Claritromicina 250, 500 mg due volte al giorno più amoxicillina 1G due volte al giorno, claritromicina 250 mg due volte al giorno più metronidazolo 400, 500 mg due volte al giorno.
I tassi di eradicazione dell'H. pylori fino al 90% si ottengono quando la claritromicina è associata a Peptirex e amoxicillina o metronidazolo. 6 mesi dopo il trattamento di successo dell'eradicazione, il rischio di reinfezione è basso e la recidiva è quindi improbabile. È stato anche esaminato l'uso di una terapia di combinazione che include l'ansoprazolo 30 mg 2 volte al giorno, amoxicillina 1 g 2 volte al giorno e metronidazolo 400-500 mg 2 volte al giorno. Si sono notati tassi più bassi di eradicazione utilizzando questa combinazione rispetto ai regimi che utilizzano claritromicina. Questa combinazione può essere adatta a coloro che non possono assumere claritromicina come parte della terapia di eradicazione, quando i tassi di resistenza locale al metronidazolo sono bassi. Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS. 30 mg una volta al giorno per 4 settimane. In pazienti non completamente cicatrizzati il trattamento può essere continuato per altre 4 settimane. Per pazienti a rischio o con ulcere difficili da cicatrizzare, si deve probabilmente prolungare il trattamento e barra utilizzare una dose più alta. Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS, età 65 o storia di ulcera gastrica o duodenale, che richiedono un trattamento prolungato con FANS. 15 mg una volta al giorno. Se il trattamento non ha successo si deve utilizzare la dose da 30 mg una volta al giorno. Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica. La dose raccomandata è 15 mg o 30 mg al giorno. Il sollievo dei sintomi si ottiene rapidamente. Si deve considerare l'aggiustamento individuale del dosaggio. Se i sintomi non si risolvono entro 4 settimane con una dose giornaliera di 30 mg, si raccomandano ulteriori esami. Sindrome di Zollinger-Ellison. La dose iniziale raccomandata è 60 mg una volta al giorno. La dose deve essere aggiustata individualmente e il trattamento deve essere prolungato per il tempo necessario. Sono state usate dosi giornaliere fino a 180 mg. Se la dose giornaliera richiesta supera 120 mg, questa deve essere somministrata in 2 dosi frazionate. Alterata funzione epatica o renale. Non è necessario aggiustare la dose in pazienti con alterata funzione renale. Si devono monitorare regolarmente i pazienti con malattia epatica moderata o severa e si raccomanda una riduzione del 50% della dose giornaliera, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Anziani. A causa della clearance ridotta di lansoprazolo negli anziani può essere necessario un aggiustamento delle dose sulla base di bisogni individuali. Non si deve superare una dose giornaliera di 30 mg negli anziani a meno che non ci siano indicazioni cliniche impellenti. Bambini. L'uso di Peptirex non è raccomandato nei bambini perché i dati clinici sono limitati, vedere anche paragrafo 5, 2. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Lansoprazolo non deve essere somministrato con atazanavir, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego come con altre terapie anti-ulcera, si deve escludere l'eventualità di tumori gastrici maligni quando si tratta un'ulcera gastrica con lansoprazolo perché lansoprazolo può mascherare i sintomi e ritardare la diagnosi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetti di lansoprazolo con altri farmaci prodotti medicinali il cui assorbimento dipende dal pH lansoprazolo può interferire con l'assorbimento di farmaci laddove il pH gastrico è critico per la vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa accedi al sito www.codifa.it assumere Peptirex durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere Peptirex durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza. Non sono disponibili per lansoprazolo dati clinici su gravidanze esposte. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale barra fetale, parto o sviluppo postnatale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari possono verificarsi reazioni avverse da farmaco come capogiro, vertigini, disturbi della vista e sonnolenza, vedere paragrafo 4, 8. In queste condizioni la capacità di reazione può risultare diminuita compromettendo la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati le frequenze vengono definite come comune, di 1 centesimo, 1, 10, 000, 1, 10, 000, non nota, la frequenza non può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti effetti di sovradosaggio con l'ansoprazolo nell'uomo, sebbene sia possibile una bassa tossicità acuta e, di conseguenza, non possono essere date istruzioni per il trattamento. Comunque, dosi giornaliere fino a 180 mg di lansoprazolo per via orale e fino a 90 mg di lansoprazolo per via endovenosa sono stati somministrati durante studi clinici senza effetti indesiderati significativi. Riferirsi al paragrafo 4.8 per possibili sintomi di sovradosaggio con lansoprazolo. In caso di sospetto sovradosaggio, il paziente deve essere monitorato. Lansoprazolo non è significativamente eliminato tramite emodialisi. Se necessario, si raccomanda svuotamento gastrico, carbone e terapia sintomatica. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica. Inibitori di pompa protonica, codice ATC. A02DC03 lansoprazolo è un inibitore della pompa protonica gastrica. Inibisce lo stadio finale della formazione acida gastrica inibendo l'H+K+ATPasi delle cellule parietali. Proprietà farmacocinetiche lansoprazolo è un racemato di due enantiomeri attivi che sono biotrasformati in forma attiva nell'ambiente acido delle cellule parietali. Poiché lansoprazolo è rapidamente inattivato dall'acido gastrico, viene somministrato oralmente in dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, tossicità riproduttiva o genotossicità. In due studi di carcinogenicità, elenco degli eccipienti sfere di saccarosio e amido di mais, magnesio carbonato pesante, ipromellosa, polisorbato 80, macrogol 6000, trietilcitrato, tal, titanio diossido, e 171, copolimero acido metacrilico e tacrilato, 1,1, dispersione 30%, eudragit L30D, 55, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Peptirex a base di lansoprazolo sono Hermes, Freelance, lansoprazolo ABC, lansoprazolo Aldus, lansoprazolo Alter, compressa oro dispersibile, lansoprazolo Alter, compresse barra capsule gastroresistenti, lansoprazolo Aristo, lansoprazolo Aristo Pharma, lansoprazolo Aurobindo, lansoprazolo Doc, lansoprazolo Egg, lansoprazolo Egistada, compressa, lansoprazolo Egistada, compressa oro dispersibile, lansoprazolo FG, lansoprazolo Git, lansoprazolo Exal, lansoprazolo Krka, lansoprazolo Milan Generics, lansoprazolo Pensa, lansoprazolo Sandoz BV, lansoprazolo San, lansoprazolo Technigen, capsula gastroresistente, lansoprazolo Teva Italia, lansoprazolo Zentiva, Lansox, capsula, capsula gastroresistente, Levogenix, Pergastid, Tanzolan. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.